secoli fa, ma la sua musica rimane viva e ovviamente crea tantissima attenzione e ancora tanti successi. È stata eseguita infatti dalla Boston Youth Orchestra l'opera Macbeth. Pensate, sono ragazzi dai 7 ai 18 anni, quindi giovanissimi, per festeggiare il 150esimo della nostra unità nazionale. Un successo che ci racconta Stefano Salimbeni. Non sono bastate né la temperatura polare né le semifinali del campionato di football a tenere i bostoniani lontani dal Sanders Theatre. Se non altro i 1200 che hanno riempito in ogni ordine di posti lo splendido auditorium dell'Università di Harvard per assistere al Macbeth, opera verdiana eseguita dai giovani musicisti della Boston Youth Symphony Orchestra, diretti, come è consuetudine dal 1999, dal maestro Federico Cortese. Fare Verdi e riuscire a riempire il teatro con un'orchestra di ragazzi è una cosa importante. E poi c'è il fatto che fare un'opera italiana con forse la migliore orchestra giovanile americana è una cosa che mi inorgoglisce come direttore musicale e come italiano. Così, prima di lasciare il palco alle streghe, ai fantasmi e agli assassini, di cui è popolata la cupa tragedia shakespeariana ambientata in Scozia, i 114 artisti dai 7 ai 18 anni che compongono il vivaio della prestigiosa Boston Symphony hanno intonato insieme all'inno nazionale americano anche quello di Mameli. La rappresentazione, una rarità seppur senza scenografia per un'orchestra di giovani, è stata infatti realizzata con la collaborazione del Consolato di Boston, che ha scelto la performance di Cortese e i suoi virtuosi in erba come il primo di una lunga serie di eventi celebrativi dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Viva Verdi, viva l'Italia! Verdi rappresenta gli ideali dell'Unità d'Italia, la lotta per l'indipendenza e per la libertà. E sono quindi contento con un libretto che ha scritto nel 1847 e la nuova versione del 1862, quindi prima della guerra di indipendenza e dopo l'unità, che riusciamo a rappresentarlo qui. Il Risorgimento è un momento di orgoglio nazionale, di riscatto nazionale e con grandi aspirazioni. Naturalmente poi le aspirazioni hanno le loro delusioni, i loro compromessi, però è stato un momento in cui una grande parte del paese ha avuto degli ideali più o meno comuni. Qui a Boston si comincia a festeggiare il compleanno dell'Italia con un'opera figlia del migliore Risorgimento, costellata tuttavia, neanche a farci apposta, di intrighi di palazzo e scontri fratricidi per il potere. Con l'auspicio che all'inizio di un anno all'insegna dell'unità, quelli del trono scozzese narrati da Shakespeare e musicati da Verdi aiutino a esorcizzare, almeno un po', quelli nostrani.